allo stabilimento Ginori. Come mai siamo qui? Allora, sostanzialmente si sta vivendo una situazione paradossale, dove un'azienda che era in crisi da una gestione precedente di qualche anno fa, che ha dimostrato di, cioè da una situazione già fallimentare da qualche anno, la nuova proprietà si è impegnata nel cercare di saldare i debiti che ha saldato, ha investito sul lavoro ricercando clienti, eccetera, e per la prima volta quest'anno ha chiuso il bilancio in pareggio e c'è un portafoglio ordini già sul tavolo di 46 milioni di euro. Quindi il paradosso è che si rischia una liquidazione perché sostanzialmente le banche non fanno credito all'azienda. Non facendo credito, non essendoci liquidi, già abbiamo avuto a rischio la tredicesima, abbiamo avuto in ritardo il pagamento di dicembre e probabilmente ci sarà di nuovo il punto interrogativo sullo stipendio di gennaio. Come mai secondo voi le banche non fanno credito se ci sono appunto queste previsioni di vendita? Beh, è un rebus che si vorrebbe chiarire anche noi, cioè qualcosa c'è che ancora non è venuto tutto fuori e si starà aspettando. Ma sembra ultimamente Montepaschi insomma abbia fatto qualcosa. Allora, noi abbiamo come sindacati insieme all'azienda Affidi Toscana, abbiamo aperto essenzialmente due tavoli, uno in prefettura e uno in provincia, dove ci è stato detto appunto che Monte dei Paschi aveva firmato un fido, però in realtà pare che la liquidità non è arrivata. È stato insomma il riscontro a parte dei cittadini o delle istituzioni? Ma per il momento sembrerebbe abbastanza positivo, nel senso che diverse persone sono intervenute, abbiamo avuto la solidarietà da parte di altre aziende, da parte della FIOM, da parte della Manette Roberts. La solidarietà ci sta dando molto aiuto a questa cosa. Ora vediamo un attimino come poter andare avanti, sperando che gli operai come noi ci possono dare una mano ancora di più, nel senso facendo più iniziative, vediamo un attimino come poter affrontare questa situazione. Questo presidio per quanto continuerà, per quanto pensate di andare avanti? Avremo delle risposte certe, questo è poco ma sicuro, anche perché qui ci sono 400 persone a rischio di posto di lavoro e qualcuno ha diversi anni ancora da lavorare, quindi è abbastanza pesante come situazione. Speriamo che nel più presto si sappia qualcosa di un pochino più certo. Siamo sempre qui davanti in presidio davanti alla Ginori Sesto Fiorentino. Allora, cosa succede? Dobbiamo preoccuparci per la Ginori oppure? Ma, speriamo di no, però temo che vista la situazione gli elementi di preoccupazione ci sono tutti, perché insomma come mi spiegavano i compagni dei chimici, ovviamente la situazione è difficile. Noi stasera come metalmeccanici della CGL siamo qui in una delegazione anche del RSU, qui siamo venuti a portare la solidarietà ai compagni e colleghi della Ginori, perché riteniamo che in questo momento il paradosso sia che c'è una contrapposizione tra il capitale e il lavoro, cioè tra la rendita che dovrebbe essere la una cosa è servizio del lavoro e il lavoro, cioè si pensa incomprensibile che in un momento di genere un'azienda dal lavoro ci siano situazioni finanziarie, economiche di poca chiarezza aziendale, si mettono come dire in una cattiva luce un'azienda storica come questa, importante come questa per tutto il territorio.